Il mio personaggio, un meccanico che ha un desiderio condivisibile da milioni di persone. Questo desiderio, per realizzarlo, lo porta a occuparsi di una, di un qualcosa che, scavando dentro di lui, gli farà scoprire una componente che nemmeno lontanamente pensava di possedere. E questo è, era molto interessante, insomma. Questo film è ispirato da una serie americana. E volevo chiedere a ciascuno degli attori se avevano visto la serie, se avevano fatto confronti o comunque come avevano lavorato con il loro personaggio. Giallini non si è manco letto la sceneggiatura, ci dice se è vista la serie. Io penso che non vedrà neanche il film. È tutto così. Questo che ho fatto 5-6 film, penso se l'avevo letto. Detto questo non l'ho mai letto, io non so neanche cosa vado a fare, però sembra che funzioni, è come lo sguardo, so cieco, però dice guarda il sguardo Giallini, in realtà vedo un cazzo. Ecco. Vinicio è un padre che viene posto di fronte a forse la sfida più estrema, perché a un padre che ha che lotta per la vita del figlio viene chiesto di prendere un'altra vita, quindi è, diciamo, forse tra tutte le scelte la più drammatica, anche perché la più estrema anche come richiesta. Sì, no? Sicuramente la più estrema, però anche quella che ha una motivazione più alta di tutti, no? Cioè, nel senso, qualsiasi padre di famiglia, ovviamente non mi ci vorrei mai trovare, però qualsiasi padre di famiglia nei confronti di un problema così grande, di un figlio, forse sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa. Il problema non è tanto la motivazione, ma è quello che suscita in ognuno di noi, perché come diceva Paolo, queste motivazioni che ognuno di noi ha sono le singole motivazioni che fanno sì che poi ti trasformano e ti fanno fare un sacco di riflessioni e ti dicono ma qual è la mia morale, qual è il mio limite, qual è... E penso che tutte queste domande siano le stesse che il pubblico si farà guardando il film. Una delle qualità più grandi di questo film, secondo me, è proprio quello di non essere totalmente consolatorio. E penso che questa sia una delle funzioni ancora fondamentali del cinema con la C maiuscola. Io le darò un compito e se lo porterà a termine avrà quello che ha chiesto. Mi dica cosa devo fare. Io una cosa del genere non la farò mai. Ma perché gli chiedi cose così orrende tu? Perché c'è chi è disposto a farle. Vittoria, il tuo personaggio è nuovo rispetto alla serie, no? Infatti è un personaggio che si è inventato Paolo. Non c'era nella serie, quindi io non avevo confronti, anche se avevo visto la serie. Ed è un personaggio che parte in un modo e finisce in un altro. Praticamente a volte nella vita ti può succedere che pensi che desideri una cosa e pensi che sia la cosa più giusta per te. Fai di tutto per ottenerla e poi in realtà in questo percorso prendi delle strade totalmente inaspettate e tutto quello che fai ti si ritorce contro e questa cosa diventa inaspettatamente diversa, anzi come se nascondesse una minaccia, un pericolo che non potevi prevedere all'inizio. Quindi è un personaggio che ha una sorpresa molto forte nel suo sviluppo.